Cristi è un burbero, è completamente, secondo me, privo di tatto, cioè quello che c'ha da dire dice, non ha paura, non te li dice dietro, è un libro aperto con tutte le persone a cui lui vuole bene, e quindi questa è una dimostrazione d'affetto. Se ti tratta male, ti ama. Io non sono un cattolicissimo, anzi sono un ex cattolico. Io mi ero allontanata un po' dalla chiesa dopo aver fatto anni di catechista, di tutto di più. Cioè, avvicinare un deluso è più difficile che avvicinare un lontano. Se gli altri fanno un muro, lui si mette paziente come siamo noi sul prato davanti al muro e aspetta. E l'esperienza dimostra che piano piano sto muro col tempo si crepa e dalle crepe passano raggi di luce. Questo è Cristian. No, no, sono essenziale, non si può. Io ho sempre incontrato sacerdoti santi. Con Don Cristian è stato un po' trovare veramente famiglia, siamo di casa. Non è mai un sedersi e dire delle parole distratti pensando ad altro. Lui è libero di accogliere, non ha orario. Questa libertà, niente, ti fa arrivare invece al silenzio e al contatto con lo spirito. Poi la messa, io tengo alla messa, ci tengo tantissimo, è il mio caricabatterie. Le persone si sente che si mettono in gioco nel profondo e questo vale moltissimo. Mi ha insegnato a essere una persona semplice, perché lui sostiene che nella semplicità ci sia la vera essenza delle persone. Ho risvegliato l'orgoglio di appartenenza di queste persone che vivono a La Valle Benedetta. Cammino per la strada, prima eravamo lì per la strada, si salutava, buongiorno, buonasera, per me è una cosa bellissima. Lui è il prete di famiglia. Ti vedono lì col decespugliatore sudato e sporco davanti alla chiesa, che condividi le fatiche come condividono tutti,